Buongiorno a tutti i lettori di Review Mag. Siamo sulla spiaggia di Anna Marina per il Wind Festival 2017, sesta edizione di questo evento e kermesse. Qui con noi i ragazzi di Sabarra, capitanati da Gigi Madeddu. Allora, quest'anno Gigi è qui per rappresentare il suo sponsor RRD, ma ha anche il suo stand per presentare anche al pubblico che è presente qui sulla spiaggia le attività del suo centro, il Sabarra Style. Ciao a tutti, sì, siamo qua al Wind Festival come ogni anno, grazie Ezio per l'intervista, abbiamo lo stand, potrete vedere i ragazzi in acqua, abbiamo proseguito un nuovo progetto che è in voga ormai da anni, di seguire i giovani, di diciamo così introdurli al windsurf, non agonistico, ma al windsurf quello planante del divertimento, quindi c'è chi fa freestyle, c'è chi fa slalom, chi fa wave eccetera. Qua abbiamo una piccola rappresentanza, abbiamo Alberto Cizia, Gianluca Carta e Luca Castrovinci. E poi là in fondo l'immancabile Russell Bertoldo, che anche lui insieme a me si occupa di seguire questo progetto. Quest'estate è stata un'estate fantastica, siamo riusciti ad avere fino a 20 ragazzi al club che tra di loro si spronavano per migliorare il loro livello, imparare le manovre e niente, loro stanno con noi nel nostro club tutto il giorno, diciamo così, fanno windsurf 24 ore su 24, dalla colazione alla cena allo stare insieme e divertirsi, che è la cosa più importante. Tra l'altro, proprio in questi giorni, speriamo di riuscire a pubblicare il prima possibile questa video intervista, c'è la televisione, canale 5, che sta parlando di voi, giusto? Sì, l'anno scorso siamo stati, diciamo, abbiamo fatto da supporto a una fiction che è stata girata nel Sulcis Iglesiente, si chiama L'Isola di Pietro e noi siamo un po' invischiati nella storia col windsurf e speriamo ovviamente di fare promozione al nostro territorio e allo sport windsurf. E abbiamo già visto qualche immagine da questa fiction dove ci sono le felpe e i loghi di Sabarra Style, giusto? Sì, esattamente, se volete la maglietta Sabarra Style mandateci una mail, ne approfitto per fare pubblicità, però diciamo che è una cosa che ci ha fatto emozionare tutti quanti. Benissimo, allora ultima domanda di questa breve intervista, precisiamo, non vuole assolutamente essere una provocazione ma era una curiosità per chiarire una novità che è uscita in questi ultimi giorni. Il Windsurf Club, Windsurfing Club di Sabarra diventa un centro ICS, giusto? Sì, diventa un centro ICS per necessità, perché diciamo che avevamo necessità di avere un ente sotto casa per poter affiliare la nostra associazione. Eravamo affiliati WISP, adesso rimaniamo affiliati WISP e ICS solo perché abbiamo la sede nel nostro paese Sant'Antioco e viene più comodo per il nostro presidente Corin Bertoldo e quindi per fare tutti i documenti lì. Non vuole essere una polemica, io sono un rider, sono tesserato FIV, sono tesserato ICV, sto facendo il brevetto come istruttore FIV, quindi continuerò a partecipare agli eventi ICV e non c'è nessun problema. Perfetto, così il nostro dubbio l'abbiamo chiarito pubblicamente in modo che possa togliere dubbi eventuali anche al pubblico. Io ringrazio i ragazzi, faccio i complimenti, prima hanno fatto qualche esibizione Tawin, li vedremo ancora nei prossimi giorni fino a domenica. Allora finiamo brevemente allora, con due parole per ognuno, allora nome e età. Buonasera, io mi chiamo Alberto Cizia e ho 13 anni. Buonasera, io mi chiamo Gianluca Carta e ho 14 anni. Buonasera, sono Luca Castrovinci, ho 18 anni. Noi ci conosciamo, sono Russell, abbiamo portato anche quest'anno dei giovani talenti che speriamo proseguino in questa insomma, attività. Speriamo negli anni futuri di portarne sempre di più e niente, viva il windsurf! Va bene, ragazzi, vi ringrazio per la vostra simpatia e disponibilità. Buon proseguimento con il Wind Festival e li continueremo a vedere nelle loro esibizioni in acqua fino a domenica. Grazie a tutti, ciao! Ciao.